Ehi, ho avuto un'idea per l'introduzione. Vuoi girare? Sì, se portiamo a casa la scena, forse Charlie la smette di riscrivere tutte le mie proposte. Sì. Ok, certo. Beh? Niente. Un secondo e preparo tutto. Dovrei credere che niente abbia quell'espressione? Sì. Quanto vuoi pulire quell'obiettivo? Sto solo preparando. Ah, sì? Sì. Sempre ossessionato dai dettagli, Mark. Corri un rischio per una volta e fai... Ti sei lamentato per una settimana prima di rifiutare quell'offerta di lavoro solo perché avresti dovuto prendere un treno in più. Che c'è scritto di qua? Ho rinunciato a quel lavoro per non lasciarti sola con Charlie. Mi fai così insensibile. Dico sul serio. Ma anch'io. Va bene, lascio stare. Bene. Prendo la telecamera. Usiamo la luce naturale, facciamo da soli. La lobby aveva un lucernario. Non ricordo. Basta che appaia decente. Oh. Sei perfetta in ogni luce, tranquilla. Cerchi di addolcirmi? Eh sì, funziona. Un pochino. Va bene. Mark, perché fai credere a tutti che ti ho mollato io? Se Jamie sapesse la verità, mi darebbe tregua. Forse lo danno per scontato. Non so se sia adorabile o egoista. O entrambe. Senti, potrei dirti una cosa? Abbiamo detto di attenerci al lavoro. Ecco, per questo ti chiedo di risparmiarmi la tua psicologia spicciola. Ok, è vero. Non è giusto. Scusa. Non rivanghiamo il passato. Pensiamo a lavorare. Però si sta rivelando più difficile del previsto. Non volevo essere io... Come hai detto tu, devi accettare il fatto che questa storia non funziona né mai funzionerà. Suona familiare? Solo perché l'ho detto. Non significa che voglia accettarlo. Impegnati di più. Dai, cerchiamo una buona luce e iniziamo. Grazie per l'aiuto. Ti servo solo perché hai le braccia troppo corte per un buon selfie. Non ho le braccia corte. Dove si va? Dalla balconata c'è una buona prospettiva. Cerchiamo come salire. Com'è la casa nuova? Non mi lamento. Ti piace? Va bene per tenere le cose. Ehi, fermo lì, bello. Controllavo la luce. Ricordi il discorso sulla privacy? La mia stanza deve restare un privato spazio sicuro. A volte la terapia mi sembra utile. Altre volte crea solamente delle regole idiote. Ero preoccupata che stessi dormendo sul divano dello studio mentre ti sbattevi alla ricerca della casa perfetta con le pareti in tinta e a due passi da una stazione dei treni. Forse dovremmo aggiungere anche questo argomento alla lista dei tabù. Già, mi sa che hai ragione. No, ho sbagliato. Visto che domani non potremo, a te va bene se passo a prendere le mie cose il prossimo weekend? Se Dumet ci trovasse qui, avremmo infranto una delle regole. Se n'è andato, se n'è andato. Aveva detto di non curiosare. E noi abbiamo quasi sfondato una porta per entrare qui dentro. Noi? Ok, forse dovremmo fare attenzione. La puttanazza di mamma, da! Che cazzo di paura. Già, Dumet sembra uno che si incazza parecchio se non rispetti le sue regole. Sì? E quando l'hai capito? Quando ci ha tolto i telefoni come agli adolescenti? Quanti ricordi. Cavolo. Alle medie incidevo sempre sul banco. Ribelle?
Sì. E dai, tesoro, te la puoi fare. Ah, eccolo. Se Andrea non guardi. Sì. Poi io che tengo tutto nelle cuffie. Al balcone. Aspetta, voglio vedere cosa sta. Guarda la carta da parati. Questa roba è preistorica. Beh, qui dentro è tutto preistorico. Mi aspettavo degli esterni d'epoca, ma degli interni restaurati. Sa che cazzo sta Là, succedendo? vedi la chiave? Devo solo raggiungerla. Come facciamo? Sembra che Domet voglia preservare Non tutto. sarà facile in mezzo al nulla. Anche a me piace l'antiquariato, ma prima o poi devi arrenderti al passare del tempo. Ci deve essere un passaggio. Per forza. Allora, dato che si va di qui, controlliamo. Le cose marciscono. Marcio, giusto. Che? Da quando siamo arrivati, sento un odore impercettibile, distante. Non lo inquadravo, è decomposizione. Mamma. È una vecchia casa. Pesci morti spiaggiati a riva, animali nel bosco. Può essere tutto. Ormai è morta qualunque cosa sia. Fantastica sta cosa. Ma perché vai storto, dico io? Your head down. Mannaggia. Mettete l'ansia così a me. Chiusa. Questo devo spingere. No, aspetta, devo capire dove metterlo però. No, aspetta, allora. Qua, andiamo. E no. Dove lo dovrei mettere, scusami? Dove lo dovrei mettere? Aiutatemi. Ah, sì. Mo' ti faccio vedere io, mo' ti faccio vedere io. Sono un mito. Sono un mito.
No, Fra, non puoi. This should work. Mark, va tutto bene? Arrivo subito. E lascia così senti, no? Ah, ok, mo devo. Ok. Ok, ci sono, ci sono. Cosa stai facendo? Ok, vai. Ok, perfetto. C'è tutto sto casino per aprire la porta. Ma bugia, sto scherzando. Ah, sì, per prendere la chiave. Ok. Aspetta, 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 forse. Mi confondono queste immagini. Su, coraggio. Non è così alto, dai. Sì, dillo un po' alle mie vertigini. Questo secondo me affronterà la sua paura. Di che ti preoccupi? Il tuo look è sempre perfetto. Sei una bomba, come sempre. Ehi, Dani! Vai, tranquilla, ci mancherebbe, stai proprio tranquilla. Anzi, grazie che sei entrata. Certo, spero. Chissà da quale li ha presi. Da quale coppia, belli miei. Kate, vieni qua. È il suo cappello. Di chi? Di H.H. Holmes. Che lo devi prendere? Mamma mia! Stai bene? No! Ma che Questo cazzo di coso è sbucato fuori dal nulla! Visto? cos'è? Una specie di animatrone? Sì, è piuttosto inquietante. Non ti può far niente. Eri E terrorizzata! tu lo eri anche di più. Ehi, Charlie, sono le 8. Ora di cena. Cavolo, non abbiamo girato. C'è ancora tempo.
Coraggio, non facciamo aspettare Charlie o non sapremo come finirà. Vai, Dani. Dio. Ehi, fa la brava con Charlie. È lui che esagera e dà di matto solo perché faccio il mio lavoro. Sono io che sto alla telecamera, non lui. Ammettilo, ci sei andata pesante con lui. Non dico che hai torto, ma giustamente se tu lo aggredisci, lui risponde a tono. È colpa sua, Mark, non mia. So che Charlie può essere un rompicoglioni. Hai visto i suoi appunti? Sì, li ho visti. Molti suoi testi sono inutilizzabili. Magari sono anche ben scritti, ma non basta. Io lo aiuto, ma lui non fa che prendersela con me. Perché tu... Perché lui crede che usi lo show come vetrina personale. E anche se fosse? Charlie ci tratta tutti quanti come schiavi. Lui vuole il controllo totale. Ma non può controllare me. Secondo te perché litighiamo tanto? Sapevi che non paga Erin da settimane? Le ha detto che quello che impara da lui è un compenso sufficiente. Che pezzo di merda. La manda sempre in giro per la città a ritirare il bucato o a fargli la spesa, come se lui non fosse in grado di farlo. Non mi importa. Prima o poi me ne andrò dalla Lonnit Entertainment. Magari potremmo andarcene insieme, come una squadra. Mark, questo non è quello che vuoi. Per te è solo un lavoro con cui farti conoscere come fotografo. Non puoi sperare... Lo so. Odio questi cazzo di documentari di merda. Charlie non sa scegliere un'inquadratura, figuriamoci raccontare una storia. E allora cambia. Hai ragione. Charlie ci rimpiazzerebbe in un secondo se soltanto non gli convenisse tenerci. Ci sta usando. Io merito di meglio. E anche tu, tutti noi. Che prova attoriale. Dovresti mollare il giornalismo e darti al cinema. Sono quasi commosso, giuro. Una performance da Oscar. Non sai di cosa stavamo parlando. Ho sentito abbastanza, grazie. So riconoscere un tradimento. Sono particolarmente deluso da te, Mark. Quali che siano le tue ambizioni, al momento lavori per la Lonnit Entertainment. E lo staff della Lonnit Entertainment sta per sedersi a cena assieme al nostro ospite. Charlie, mi dispiace. Noi della Lonnit siamo professionisti, giusto? Quindi vedi di comportarti come tale. Bene, visto? Ora tu hai un futuro e io invece no. Si comporta come fosse un bambino e riesce a farci scendere al suo livello. Ops. Ma che vuole questo? Ma che vuole? Ragazzi? Che dite, verso del vino? Oh sì, ti prego. Qualcuno ha visto Dumet? Non lo aspettiamo? Versa, Mark. Perché non presentarsi alla sua cena? Non è che lo avete fatto incazzare, vero? No, papà. Non ho visto nessuno in giro a parte il custode. Magari starà preparando la cena. Oh, signor Dumet! Le dona molto il nuovo taglio. Abbiamo iniziato dal vino, le spiace? Dumet? No, non si farà vedere. Ma perché mai? Lei lo sa. Avrà letto quello che hai twittato dalla sua limousine. Ma io non... Di che parli, Jamie? Se n'è andato con il traghetto. Come? Quando? Appena saliti nelle camere. È andato? Sicura? No, no. Ti sbagli. So bene quel che ho visto. Perché andarsene? Ma non ha alcun senso. Erano molto di fretta. Avevi ragione. C'era una bambina. Li ho visti insieme, mentre cercavo la mia stanza. Un'altra perfetta organizzazione in stile Lonnit.
Ora che si fa a capo? Torniamo a nuoto? Perché invitarci qui, cena inclusa, per poi andarsene? Sono stanco di essere messo in discussione. Quel tizio mi aveva promesso cimeli utili alle nostre indagini. Allora? Ha mentito? Avrà avuto un motivo per andarsene. Non saltiamo a conclusioni. Ok, ditemi, solo io trovo che questo posto metta i brividi. E anche il signor Dumet. Per quanto mi addolori molto nel profondo doverlo ammettere, inizio quasi a pensarla come Jamie. Grazie. Abbassate la voce. Perché? Tanto non c'è. Ma questo non spiega perché ci abbia abbandonati. Doveva tornare per avere un alibi. Che vorresti? Ovvio. Così, quando troveranno i nostri cadaveri sulle sponde del lago, avrà una scusa plausibile. Oh, basta, Jamie! Non peggiorare la situazione. Non sei d'aiuto. Ok, va bene, ma non prendetevela con me se poi finite morti. Perché fai così? Per dire. Non hai trovato le sigarette, giusto? La fregatura è che avevo trovato un distributore, ma come tutto in questo posto di merda, è vecchio e guasto. E che facciamo? Restiamo qui e fingiamo di mangiare? Qual è il piano, Charlie? Il piano? In puro stile Lonnit Entertainment, resteremo qui a grattarci le chiappe finché la scadenza non incombe e allora metteremo insieme quattro cazzate e io le renderò presentabili con la voce. Beh, da oggi Topeka non è più il peggiore errore di Charlie, è ufficiale. Ok, io vorrei brindare a tutti voi. Giuro. So di essere bersaglio della vostra ironia e che fa parte del mio ruolo di patriarca di questa famiglia. Mark e Jamie, voi due da soli lavorate come foste pieci. E Kate, nonostante i litigi, tu del programma sei l'anima. Tu catturi il pubblico. Dai, sì. E infine la nostra nuova recluta, Erin. Saremmo persi senza di te. Sei l'unica che stia attenta a ogni più piccolo dettaglio. Vi ringrazio per l'impegno. Salute. In fin dei conti è sempre un datore di lavoro. Salute. Mazel tov. Con quello che c'è qui, lo show farà un salto di qualità. Sì, se riprendiamo tutto. Sì, mi sa proprio che ci ha sentiti. Non sarebbe così dolce se ci avesse sentiti. Forse non è esattamente il momento giusto per parlarne. Hai iniziato tu. Che dici, Kate? Niente di importante, stavo buttando giù qualche idea. Penso che lei risalterebbe di più se rendessimo gli sfondi molto paurosi. Fattibile. Solo io trovo strano che Dumet non sia qui? Beh, io dubito che verrà. Da dove vuoi iniziare, Charles? Sei tu il capo? Grazie. Mi sembra più sensato iniziare dalla lobby. C'è ancora abbastanza luce per girare ed è il luogo nel castello della morte dove tutto inizia. Con quella luce naturale basterà aggiungerne un paio artificiali. Facciamo sembrare ci siano lampade a gas. Perfetto. E se arriva Dumet? Sì, infatti. Se tenterà di fermarci, gli farò un bel discorso. La situazione è colpa sua. Bene, prendete quel che serve e ritroviamoci nella lobby. Cerchiamo di essere il più professionali possibile da qui in avanti. Niente errori. Precisione. Se dovesse tornare, non voglio che ci veda cazzeggiare o discutere. Ben detto. Sarà fatto. Giusto? Bene. Ottima risposta. Non ci metterò molto.
Bene. 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 Ma che cazzo? Cioè, sta ricreando l'oro, in poche parole. Con dei manichini. Ehi là? Ragazzi, siete voi? No. Mamma mia. La mia cassa di cemento. Mamma. Una tua, una ipotetica morte. Scusa, ma qua, ma si è chiusa, ma si è chiusa la stanza qua. Qua c'era il muro. Lo troveremo, ora ti prego. Prova a stare calmo. No, vabbè, non ci posso credere a questa cosa. Occasione per staccare un po'. Oh, certo, consiglia di amici. C'era. Thank you.
Mamma mia! No, raga, non ce la posso fare. Mamma mia. Non ce la posso fare, non ce la posso fare, non ce la posso fare, non ce la posso fare. No raga. Che cos'è? Mamma tonna tua! Questa è una canzone coraggiosa. La canto e non mi sento più paurosa. Di mamma!